Ciao a tutti, eccoci arrivati alla fine della nostra camminata, la camminata 14.0. Come vedete, abbiamo cercato di essere insieme a voi anche in questo momento e stiamo vedendo le foto di voi amici che avete mandato con il biglietto della camminata. Siete stati molto di più, vi ringraziamo, ringraziamo tutti coloro che ci hanno aiutato, sia partecipando, sia donando, sia aiutandoci in ogni modo, consigliandoci, sostenendoci, diffondendo la storia di Davide, Luca, Simone. Ringraziamo tutti voi. Allora, insieme a voi, con questa camminata, siamo riusciti a raccogliere 7.000 euro. Rispetto ai numeri a cui siamo abituati, è vero, non sono numeri altissimi, ma considerando il momento in cui ci troviamo, per noi sono fonte di tanto orgoglio e ci sono di tantissimo aiuto. Per cui, come sapete, li destineremo ai nostri progetti di ricerca. Ma adesso, siamo qui anche per scoprire chi di voi sarà estratto per vincere lo scooter elettrico e i buoni, lo scooter offerto da Vmoto e i buoni offerti da Brix. E anche per scoprire chi sarà il vincitore della nostra camminata, chi avrà percorso più chilometri, ed il gruppo che avrà percorso più chilometri. Ora io lascerei la parola a Massimo che farà l'estrazione ed insieme a lui poi vi saluterò alla fine. Ciao, buona estrazione e buona visione della classifica. Ed eccoci al momento della classifica finale, sia singola che dei gruppi. Approfitto per lasciare gli sponsor in primo piano, così non si vedono i vincitori e incominciamo a scorrere la classifica. Abbiamo per semplicità tenuto solo i primi 20, li vedete scorrere fino al numero 6. Mi fermo un attimo perché al 6 iniziano a comparire anche i gruppi. Amici per caso, lenti per scelta, al quinto posto Famiglia San Dionigi, mentre sui singoli Maria Grazia Sala, al quarto Luciano Brunelli e Soci Conad, al terzo Valentina Castagna e Los Locos, al secondo Lorenzo Sgroi e Proloco Castelmarte, e i vincitori che sono Ronald Arkham con 422 km e Integra con 710 km percorsi da tutti i membri del gruppo. Ronald Arkham è uno dei ragazzi della squadra Integra che usa uno pseudonimo nella sua classifica. Grazie a tutti e adesso si parte con l'estrazione dei premi. Dimenticavo, il vincitore della classifica singola vince uno splendido trolley offerto dalla ditta Brix. La squadra vincitrice vince uno zaino offerto da Enervit pieno dei loro prodotti. Grazie ancora a entrambi gli sponsor. Ed eccoci finalmente al fatidico momento dell'estrazione. Allora, qui vedete un file Excel con i nominativi di tutti quelli che hanno acquistato i biglietti. Siamo arrivati quasi a 900 biglietti. Normalmente l'estrazione viene fatta da un bambino, sul palco dell'arrivo della camminata. Quest'anno noi abbiamo i nostri tre bimbi che ci daranno una mano e l'estrazione avviene con, la classica formula casuale di Excel. Qui c'è il totale di biglietti che sono 899 e qui comparirà ogni volta che io schiaccio il pulsante calcola un numero estratto diverso, in questo caso 371, 579 e così via. Da adesso il prossimo che viene sarà il vincitore del biglietto numero 11. Poi andremo insieme in diretta a controllare a chi corrisponde questo premio. Allora, 709 è l'undicesimo premio. 183 è il decimo premio.
701 è il nono premio. Qui i numeri cambiano ripetutamente, ma conta solo quello quando io schiaccio il pulsante calcola. 60 è l'ulteriore premio, siamo al settimo, clicco. 894, 142, stiamo sempre più avvicinando alla moto, 696, 494, 301, 128, e questo è il vincitore dello scooter 204. Ora andiamo a vedere a chi corrisponde, cominciamo a ingrandire altrimenti non si vede bene. Allora, cominciamo dal basso, il numero 709. 709 David Alexander Wishart, Proloco di Castelmarte. Poi, anche qui è meglio ingrandire. centottantatré Giuseppe Rotunno. settecentouno David Wishart, che ha comprato tanti biglietti, ne ha già 22. Poi numero 60, Erminia Cappotto. Otto nove quattro Rosi e Gaetano, un biglietto familiare, nel senso che è stato acquistato da una famiglia. 142 Paola Frigerio. 696 David Wishart, cavolo, è già a 3. 494 Andrea Grana. 301 Giorgio Melotti, il nonno di Davide. 128 Paola Frigerio. E il vincitore dello scooter, il biglietto 204, un po' di suspense, Roberto Binda, complimenti ai vincitori e grazie ancora a tutti. Rieccoci qua tutte e due insieme per ringraziarvi ancora, abbracciarvi e darvi appuntamento al prossimo anno. Speriamo tanto in presenza, speriamo, tutti insieme a Castelmarte. Speriamo, e buona estate a tutti e buona continuazione a tutti. Un abbraccio. Ciao, ciao, ciao. Ciao. Appena abbiamo completato la registrazione di questi filmati, è comparso nel cielo di Erba questo splendido arcobaleno. Ci sembra la degna conclusione di questa manifestazione e anche un segno che dal cielo i nostri bimbi hanno apprezzato tutto quello che abbiamo fatto. Grazie ancora a tutti.